Giorno dopo, qui da Giulio a Cassola, e gli installatori ieri hanno fatto veramente una faticaccia, ma il lavoro l'hanno terminato. Quindi sono arrivati alle 8 e mezza di ieri mattina e alle 7 tutto finito. Ti faccio vedere la idro pellet in funzione, ecco qua. Prima abbiamo visto con Giulio due o tre cose, anche per quello che riguarda il comando del TA, quindi del termostato ambiente, però adesso sta lavorando bene. Come vedi sono le 9:56 di mattina, la temperatura è buona perché ci sono racchette 21 gradi e 2 e si sta veramente bene qui all'interno dell'appartamento di Giulio. Adesso ti faccio vedere fuori i lavori ultimati. Rispetto a ieri la giornata è anche bella. Ed ecco qua, quindi la canna fumaria è stata tutta quanta collegata, finita. Qua i vari raccordi. Il climatizzatore che era stato smontato per ripristinare una condotta ottimale per la canna fumaria è stato installato. L'effetto ottico e visivo della canala, dove ieri ti ho fatto vedere il passaggio dei tubi di mandata e di ritorno, i due sfiati sempre. E poi ecco, Giulio mi ha detto che non vuole farsi riprendere, è timido, in realtà non è timido, però va bene così. Io da Cassola ti saluto. Qui da Giulio l'installazione che vedi è stata fatta con la cessione del credito. Questa formula, la formula della cessione del credito, permette anche a Giulio di non pagare il totale e poi aspettare i contributi, ma di pagare solamente il netto. E il netto è stato veramente piccolo rispetto all'entità del lavoro fatto. Da Cassola io ti saluto, ci vediamo nei prossimi video. Lasciami i tuoi commenti se anche tu hai avuto delle installazioni di questo tipo, quindi con un idropellet, dove magari prima avevi difficoltà a riscaldare l'appartamento. Prima di mettere mano a queste installazioni, i termosifoni erano quasi sempre freddi, mentre la zona giorno era molto calda. Invece adesso io ho fatto un giro anche in tutto quanto l'appartamento, la temperatura è costante. Anche Giulio mi confermava che ieri sera, alla fine del lavoro, l'appartamento era molto freddo, però poi con l'andare del tempo si è riscaldato e stamattina la temperatura è ottimale. Lasciami i tuoi commenti, un like al video e iscriviti al canale per vedere i prossimi video sulla cessione del credito o altre installazioni. Ciao!